presentato il primo romanzo dell'autrice serba Rakic, che ormai vive da anni a Montalbano Ionico, un libro autobiografico che rapisce l'attenzione del pubblico. L'incontro sull'isola è il titolo del primo romanzo scritto dall'autrice Jelena Rakic, un romanzo autobiografico dalle tematiche forte. Una scheda della presentazione nel prossimo servizio. Lei si chiama Jelena Rakic, è serba, ma da anni vive a Montalbano, dove si è sposata e ha trovato il suo nido. Per chi la vede è difficile credere che abbia avuto un'infanzia difficile, colpisce infatti la sua eleganza nei gesti e la bellezza. Eppure Jelena, con il suo primo lavoro scritto, il romanzo L'incontro sull'isola, mette a nudo la sua storia attraverso i protagonisti del libro, ripercorre la sua famiglia, suo padre che l'ha abbandonata da piccola, la ricerca affannosa di una figlia che vuole recuperare il rapporto con il padre e l'unità familiare, gli sforzi, le delusioni, le speranze, tutti i sentimenti in lotta tipici di una vicenda complicata. Un romanzo impegnativo che però durante la presentazione che si è svolta nel salone dell'Istituto Paritario Alessandro Volta di Policoro ha catturato subito l'attenzione del pubblico che ha gremito la sala. È coinvolto i presenti in un dialogo con l'autrice e con i vari relatori, soprattutto in materia di dipendenza dall'alcol e le conseguenze sui familiari, le vere vittime di un alcolista. Ha partecipato all'evento anche il visual artist di Tursi, Donato Fusco, che ha esposto per l'occasione 11 tavole che rappresentano 11 realtà di incontro tra lo spazio, il mondo e le righe del libro della Rakic, regalando la sua personale lettura del romanzo. Ha moderato ed organizzato l'evento Valentina Focaccia.